Samuele Romeo, ecco, un punto da Caserta con tanta malizia, ecco, si poteva anche pensare a qualcosa in più, ecco, che cosa è mancata a questa rivestata per fare quel guizzo in più? Allora, diciamo che siamo partiti facendo un grandissimo, un buon primo tempo, sbagliando anche un gol davanti alla porta con Del Santo. Poi il secondo tempo diciamo che abbiamo sempre quei momenti di regalare un quarto d'ora, 20 minuti e un po' ci siamo passati di baricentro. Però dopo aver preso il gol abbiamo saputo reagire portando la partita al pareggio e anche come hai detto tu abbiamo avuto pure la possibilità di vincerla con un'altra occasione con Diop e poi con un'altra mia con un colpo di testa che purtroppo è andata pure di poco a lato. Però siamo contenti di questo pareggio perché non era facile il campo di Caserta e perciò prendiamo questo punto come diciamo, una piccola vittoria che ci servirà sabato a vincere soprattutto. Intanto dicono che questa Juventus abbia una difficoltà mentale di concentrazione nelle partite, però sono due volte che andate sotto e due volte ribaltate, cioè comunque ribaltate il, diciamo, il risultato, si stava riuscendo anche a Pagani, però ecco, un dato positivo sono queste tante occasioni da gol, soprattutto se calcoliamo la mezz'ora di Pagani e la partita di Caserta. Pagani diciamo che è un caso a parte, al primo tempo, i primi un quarto d'ora non siamo nemmeno scesi in campo. Appena abbiamo visto che diciamo, le cose si erano messe un po' maluccio, ecco, è uscito in di noi il meglio di se stesso. Appunto, secondo me abbiamo fatto una grandissima partita e stavamo ribaltando un risultato che era quasi impossibile ribaltare. Perciò da qua dobbiamo capire che ognuno di noi possiamo far bene e possiamo onestamente salvarci senza problemi. Ecco, col Martire Franco, dicevo, quando Stefano Maiorano è arrivato nel suo ore di ciurlo, il punto più basso di quella gestione, tu non eri in campo perché il mister non ti prendeva in considerazione. Quando è arrivato Zavettieri hai preso, ecco, campo, coraggio e stai mettendo a disposizione della squadra la tua esperienza. Ah, devo ringraziare anche il mister Ciullo perché era un grandissimo lavoratore. Dicevo, accettavo le sue scelte ma non le condividevo. Con mister Zavettieri diciamo che ho avuto più la possibilità di giocare, di mettermi a disposizione della squadra e dare il meglio di me stesso anche per la causa e con l'estate. Ecco, con il Martina Franca che cosa bisogna di meno, che cosa bisogna fare attenzione, ecco, visto che è una squadra che è per ultimo in classifica e viene ecco, dal pareggio camoresco in casa con il Monopoli a 94. Non dobbiamo solamente sottovalutare la loro posizione di classifica, ma dobbiamo scendere in campo solamente con un'idea che è quella di vincere e basta. Cioè adesso ogni partita in casa la dobbiamo solamente vincere. Ecco, chi invece può essere un più pericoloso di questo Martina Franca? Non ci sarà Bagley, è un dato positivo perché è un giocatore di esperienza, però ci sono show, basket, l'attacco Stea, come un po' l'attacco abbastanza descritto. Devono aver più paura loro, avendo noi di occhi di Castro in attacco, dobbiamo pensare solamente a noi stessi e basta, senza pensare agli altri. Ecco, invece un pensiero per il pubblico, che cosa vuoi dire a questo pubblico di questa notte? Ma io chiederei solamente ai tifosi che il Caserta hanno fatto un grandissimo lavoro venendo anche in 500, gli direi solamente di starci sempre vicino e che assieme a noi possiamo arrivare a questa salvezza tranquillamente. Purtroppo siamo in una situazione di classifica che la squadra non merita assolutamente, ma le annate sono così, nel calcio è così, una volta va bene, una volta vai male. Dispiace per questa posizione di classifica, ma ne usciremo fuori.